La coalizione di centrodestra è maggioranza in Molise, a rivelarlo un sondaggio sulle intenzioni di voto al 10 aprile scorso realizzato dalla DB Media. A favore del centrodestra si è espressa una percentuale di Molisani pari al 48,7%. All'altra coalizione, quella composta, secondo i mutati assetti politici, da centrosinistra e Movimento 5 Stelle, i Molisani accordano una preferenza pari al 41,8%. Per quest'ultima un risultato molto al di sotto delle posizioni emerse nella primavera del 2018. Impietoso il raffronto con lo scenario del tempo quando ai 5 Stelle andò un lusinghiero 38,7% e al PD il 17,19% in totale se la coalizione fosse quella di oggi. Il Movimento 5 Stelle insieme al centro-sinistra raccolse complessivamente il 55,89%. Il dato odierno invece inchioda gli antagonisti del centrodestra al 41,8. Un dato riferibile, sempre secondo gli indicatori nazionali, al crollo dei 5 Stelle, passati da movimento antisistema a forza di governo perfettamente integrata a quello stesso sistema che i pentastellati intendevano aprire, molti ricorderanno l'espressione, come una scatoletta di tonno. A stare dietro ai sondaggi sembra che i tre anni di governo trascorsi non abbiano influito sul gradimento di un centrodestra che pure si è dibattuto in questo tempo tra molte difficoltà a partire dalla diaspora interna che a più riprese ha visto crescere un'opposizione interna che è culminata con la mozione di sfiducia presentata a carico del presidente della regione Toma, sotto la quale hanno apposto le loro firme Michele Iorio, Aida Romagnolo e Filomena Calenda, tutti eletti nel centro. Centrodestra, la firma della Calenda, come noto, è stata poi ritirata all'atto di nomina di quest'ultima ad assessore al lavoro e alle politiche sociali. Se lo scarto tra il centrodestra e gli altri è ampio sotto il profilo dei voti, non lo è invece nell'aula del Consiglio regionale, dove il quadro di riferimento è composto da 11 consiglieri di maggioranza e 10 sostanzialmente all'opposizione. Un margine esiguo che non lascia tranquilli Toma e compagni, costretti a a camminare costantemente ad alta quota e senza rete alle elezioni regionali mancano due anni e se si votasse oggi il centrodestra avrebbe sugli avversari uniti del centrosinistra e Movimento 5 Stelle un vantaggio di 7 punti percentuali vedremo nei due anni che restano se sarà destinato a crescere oppure a diminuire